Ciao bimbi, mi chiamo Maria Antonia e sono una dottoressa che si occupa delle malattie della nostra bocca. Oggi parliamo delle malattie che possono attaccare i nostri denti. Allora, con me oggi ho una sorpresa che poi vi presenterò, però vi volevo dire nel frattempo, vi volevo chiedere se sapete come si chiama quel liquido trasparente che tutti noi abbiamo dentro nella nostra bocca. Si chiama saliva, lo sapete, vero? In mezzo a questa saliva noi non li possiamo vedere perché sono piccoli, 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 ma tutti noi abbiamo tantissimi vermini, piccolissimi, si chiamano batteri. Alcuni di questi batteri sono un po' mattacchioni perché hanno a loro disposizione un piccolo martello pneumatico. Voi sapete cos'è il martello pneumatico? È quel martello che ha un motore che usano i muratori o gli operai che lavorano nelle strade per fare dei buchi. E va a benzina questo martello pneumatico. Allora, nella nostra bocca alcuni di questi vermini, che chiamiamo batteri, hanno un piccolo, piccolo, piccolo martello pneumatico. Sapete chi si è accorto di queste cose? I signori che usano il microscopio. Abbiamo detto che i vermini non li possiamo vedere con i nostri occhi. Questi signori hanno preso una goccia di saliva, l'hanno messa sotto a questo tubo, che serve per guardare bene bene le cose, e guardando hanno scoperto che alcuni di questi vermini appunto scavano, e vediamo adesso come fanno a scavare. Sapete, questi vermini mangiano tantissimo, a loro piace tantissimo lo zucchero, quindi quando noi mangiamo le caramelle, i cioccolatini, le merendine, beviamo tanti succhi di frutta, quelli che prendiamo nei brichetti al supermercato, il tè, la Coca-Cola, l'aranciata, insomma, sapete come le chiamo io? Schifezze. Quando mangiamo tante schifezze, e soprattutto, attenzione, non ci laviamo bene i dentini, questi vermini che tutti noi abbiamo nella nostra bocca trovano attaccato ai nostri denti un sacco di cose che loro piacciono. Se le mangiano e le usano come benzina per i loro martelli pneumatici. E come fanno? Saltano sui nostri denti e azionano il martello pneumatico. Brrr, brrr, brrr. E fanno dei piccoli buchi sui nostri denti. In questi piccoli buchi si buttano altri vermini, sempre con il martello pneumatico, perché tutti vogliono scavare a quel punto. E il buchetto, to, 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 si allarga sempre di più. Lo sapete come si chiama? Si chiama quel buchetto nel dente? Carie. Ma vi volevo dire anche un'altra cosa. Sapete quando scavano di più questi vermini? La notte, quando noi andiamo a dormire e ci siamo dimenticati, oppure non abbiamo proprio voluto lavarci i denti perché siamo stanchissimi, andiamo a letto, ci buttiamo, appoggiamo la testa sul cuscino, qualcuno di noi russa, e i vermini si sfregolano le mani e dicono: qua che bello, questa notte possiamo fare una bella festa, ci sono un sacco di cose buone da mangiare. Chiamano addirittura degli altri amici vermini e dicono: venite, venite, che qui questa notte c'è tanto zucchero per i nostri martelli pneumatici. Voi dormite e i vermini cosa fanno? Trrr, 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 scavano. Però voi siete bambini furbi. E cosa fate prima di andare a dormire? Se siete furbi, ovviamente, eh? Vi lavate i denti. Quello è il segreto. Mangiare poche cose dolci e lavare bene i dentini. I vermini ci provano lo stesso, dicono: beh, vediamo stanotte cosa succede. Ma non trovano niente e quindi se ne vanno. Magari nella bocca di qualcun altro che non si è lavato i denti. Allora, per farvi vedere come lavare bene i dentini, vi avevo detto che avevo una sorpresa. C'è il mio amico Furioso. E voi direte: ma chi è Furioso? È un cucciolo di cavallo, un puledrino. Molto piccolo, eh? Ma siccome è un appassionato di lavaggio di denti, ha dei denti bellissimi. Poi mangia pochissime caramelle, la cioccolata non gli piace, merendine zero, mangia tanta frutta e verdura. E quindi ha dei denti bellissimi. Adesso
gli chiedo se mi dà una mano per farvi vedere come lavarli questi dentini, va bene? Attenzione, aprite bene gli occhi. Vieni furioso, eccolo qua. Questo è il mio amico Furioso, è vero Furioso? E tu gli fai vedere come lavarsi bene i dentini? Ma con Furioso c'è anche il suo amico. Cos'è questo? È uno spazzolino da denti. In verità, è vero Furioso? Non è lo spazzolino di Furioso, perché Furioso a casa ha uno spazzolino piccolo come il vostro. Però noi ci portiamo sempre questo, perché è bello, grande e giallo, così tutti possono vedere bene come lavare i dentini. C'è un segreto per lavare i denti. Esiste la regola del 5. Cosa sarà mai? Ogni dentino, apri bene la bocca, vuole, attenzione, aprire bene gli occhietti, 5 cerchietti per fuori, fagli vedere bene Furioso, 5 cerchietti per dentro e 5 belle righe dove si mastica. Adesso vi facciamo vedere. Allora, andiamo? Dove andiamo Furioso? In bagno o dove tenete voi lo spazzolino? Prendiamo lo spazzolino, non apriamo l'acqua. Usiamo lo spazzolino asciutto, altrimenti facciamo un sacco di schiuma. Sullo spazzolino, su questi filetti qua, che si chiamano setole, mettiamo un po' di dentifricio. Ne basta pochissimo, un pisello, va bene? Lo mettiamo qua sopra e cominciamo. Adesso Furioso aiutami e non mi devi morsicare, va bene? Metti dentro questa lingua Furioso. Ah, ecco qua, bravissimo. Allora, attenzione, abbiamo lo spazzolino con il dentifricio. E cominciamo a spazzolare, come abbiamo detto, i cerchietti per fuori, dai dentoni, quelli in fondo, quelli che ci dimentichiamo sempre di spazzolare, perché sono tanto in dentro. Entriamo con lo spazzolino, ci appoggiamo sui dentini e disegniamo 5 cerchietti. Così, guardate, 1, 2, 3, 4, 5. Poi ci spostiamo un po' più avanti, altri 5 cerchietti. 1, 2, 3, fermo Furioso, 4, 5, poi più avanti ancora, 1, 2, 3, 4, 5, i dentoni qua davanti, 1, 2, 3, 4, 5, entriamo dall'altra parte e ricominciamo, sempre con i cerchietti, 1, 2, 3, 4, 5, poi un po' più avanti, 1, 2, 3, 4, 5. Insomma, abbiamo fatto tanti cerchietti per fuori. Abbiamo finito? No, perché bisogna fare i cerchietti anche per dentro. Quindi apri bene la bocca Furioso, spostiamo la lingua, ci mettiamo per dentro e anche qua disegniamo cerchietti. 1, 2, 3, 4, 5. Spostiamo la lingua dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nella parte di sopra, sempre per dentro, 5 cerchietti, 1, 2, 3, 4, 5, e di qua, 1, 2, 3, 4, 5, bravissimo Furioso. Allora abbiamo finito con i cerchietti, però se vi ricordate ci resta una parte dei dentini ancora da spazzolare, che è questa qua, la parte dove mastichiamo. Lo sapete che qui si ferma un sacco di cose, si fermano. Fate una prova a casa, mangiate un pezzo di cioccolata per una volta e prima di correre a lavarvi i dentini passate davanti allo specchio. Vi mettete davanti allo specchio, aprite la bocca, vedrete che qui sui dentoni dietro è pieno di righe nere, perché lì si forma, si ferma, anzi, tanto tanto sporco. Allora lì, non cerchietti, righe belle, così, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, di qua, 1, 2, 3, 4, 5, alza Furioso, 1, 2, 3, 4, 5, poi la parte sopra, sempre le righe e sempre 5, 1, 2, 3, 4, 5, di qua, 1, 2, 3, 4, 5 e per ultimi i dentoni sopra davanti, 1, 2, 3, 4, 5, bravo Furioso, è stato bravo, vero? Però ricordate, è vero Furioso? Non abbiamo mica finito i dentini, li abbiamo puliti, però in bocca cosa abbiamo noi, oltre ai denti? Furioso ce l'ha lunga, eh? Abbiamo
abbiamo la lingua, dobbiamo spazzolare anche la lingua prima di mettere via lo spazzolino, ok? Guardate, 5 belle linee anche sulla lingua, così. 1, 2, 3, 4 e 5. Bravo Furioso! Abbiamo finito, possiamo aprire l'acqua. Abbiamo l'acqua, Furioso mette la bocca sotto al rubinetto e si riempie la bocca di acqua. Se voi volete potete prendere un bicchiere, vi riempite la bocca di acqua, sciacquate, sputate, lavate bene lo spazzolino sotto all'acqua, perché qui si fermano un sacco di schifezze anche qui. Chiudiamo l'acqua, mettiamo via lo spazzolino, così la volta dopo è asciutto e pulito. La volta dopo quando sarà? Secondo voi, quando è che ci dobbiamo lavare i denti? Abbiamo detto, mai andare a dormire la sera prima di esserci lavati i denti, perché sappiamo cosa succede. Però anche al mattino, dopo fatta la colazione, non si esce di casa con i denti sporchi, non si va a scuola con i denti sporchi, perché mentre giochiamo, parliamo con il nostro amico, corriamo, cosa fanno i vermini nella nostra bocca? Scavano. Quindi mattina e sera, mai dimenticarsi. E poi quando siamo a casa da scuola, è vero Furioso, anche a mezzogiorno, dopo mangiato, più ce li laviamo, meglio è, va bene? Un'ultima cosa, glielo diciamo Furioso. Quando andate al supermercato, cosa dovete dire a papà e alla mamma quando andate a fare le spese insieme? Di non comprare troppe schifezze. Lo sapete cosa sono le schifezze, vero? Mi raccomando. Allora, speriamo di vederci presto a scuola e buone lavate di denti. Da me e Furioso.